Bene ragazzi, rieccoci qua al nostro video tutorial su Arduino. Allora, nel video precedente ci eravamo lasciati con questo link che avevamo messo alla parola accendi per accendere appunto il nostro LED e dovevamo andare appunto a testarlo. Io userò un browser diverso da quello che stavo usando perché poi vi dovrò far vedere una cosa. Quindi andiamo su 192.168.0.3 o voi andate dove volete e vedete che qui abbiamo accendi o spegni, dove accendi è una parola linkata, appunto è un link. Infatti vedete che se io lo clicco, l'indirizzo cambia e diventa 192.168.0.3 slash punto interrogativo LED uguale 1, ovvero esattamente quello che noi abbiamo messo qua. Questo che significa? Questo significa che in teoria quando noi clicchiamo su accendi avremo questa diciamo sottostringa, quindi questo insieme di lettere che ci aiuteranno a capire se accendere o no il LED. In questo caso, quando faremo clic su accendi, scriveremo LED uguale 1. Nel caso contrario, quindi quando cliccheremo su spegni, scriveremo LED uguale 0. Quindi andiamo a fare la stessa cosa. Ricopiamo questo tag e lo mettiamo alla parola spegni, mettendo un LED uguale 0 e qui chiudendo il link con una slash a. Perfetto. Io ora vado a salvare, a ricaricare sul mio Arduino. E poi ricaricherò anche la pagina con il monitor seriale aperto perché vi devo far vedere una cosa. Quindi apro il monitor seriale, vado su Firefox e vado a 0.3. Quindi per il momento non c'è niente. Se clicco su spegni esce LED uguale 0, se clicco su accendi LED uguale 1. E sul monitor seriale ovviamente troviamo, vedete, le richieste varie. Questa è quella della pagina, quella semplice, con solo l'indirizzo, mentre poi abbiamo quella con LED uguale 0 e quella con LED uguale 1. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare adesso è andare a prendere questa stringa qui e quando troviamo LED uguale 1 accendere il LED, quando troviamo LED uguale 0 spegnere il LED. Quindi ora chiudo il monitor seriale, vado qui e cerco di capire dov'è che quella stringa viene costruita. Quella stringa viene costruita qui, quando andiamo a leggere appunto dal client le informazioni che ci stanno arrivando. Solo che invece di stamparle, questa volta facciamo un'altra cosa. Ci dichiariamo una variabile di tipo stringa, che chiamiamo richiesta. Questa richiesta all'inizio la rendiamo uguale a nulla. Dopodiché, ogni volta che noi andiamo a leggere, facciamo un richiesta.concat e ci mettiamo il carattere che abbiamo letto. Quindi praticamente quello che noi facciamo è aggiungere mano a mano ogni carattere che leggiamo a questa nostra richiesta. Quindi questa stringa viene creata dinamicamente ogni volta che noi leggiamo un carattere. Quel carattere che viene letto lo aggiungiamo in coda alla nostra richiesta e questo è quello che fa la concat. Dopodiché questa serial.print la togliamo da qui e la mettiamo qua dentro. Quindi quando arriviamo al punto in cui la frase finisce, ci facciamo stampare la richiesta, così capiamo un po' che cos'ha la nostra richiesta. Quindi cosa contiene poi la nostra richiesta. Sto andando a ricaricare. Apro il monitor appena finisce. Benissimo. E vado all'indirizzo. Quindi vedete, questa qui è la nostra richiesta. Faccio clic su accendi. E la richiesta è questa qua. Faccio clic su spegni e la richiesta è questa qua. Ok? Quindi adesso quello che noi dobbiamo fare è controllare se la parolina LED uguale 0 o LED uguale 1 c'è all'interno della nostra richiesta. E quindi dobbiamo andare ad utilizzare un metodo della nostra richiesta. Quindi facciamo così, facciamo un se richiesta.index of, apriamo parentesi, LED uguale 1, chiudiamo parentesi, maggiore di 0, serial.println, accendo il LED, altrimenti
serial.println spengo il led. Quindi andiamo a ricaricare. Attenzione, mi dà un errore. Classe string non ha un membro, sarà con la O maiuscola. Infatti. Quindi stiamo dicendo al nostro Arduino di vedere se questa parola led uguale 1 all'interno della nostra richiesta ha un indice maggiore di 0. Questo indice maggiore di 0 si intende la posizione nella quale comincia questa led uguale 1. Quindi immaginate di avere l'indirizzo, no? Se attualmente l'indirizzo, cioè l'indice di questo led uguale 0 sarebbe il numero di caratteri che ci sono prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anche 13 con il punto interrogativo. Quindi il nostro led uguale 0 comincerebbe dal tredicesimo carattere, quindi ovviamente è maggiore di 0 e quindi è presente. Se invece noi togliamo questo led uguale 0, lui non riesce a trovarlo all'interno della nostra stringa e quindi non riesce a capire da dove è presente, quindi da quale posizione lui è presente. Infatti in quel caso lui ci restituirà un'altra cosa, ci restituirà un numero negativo che è meno 1. Andiamo a aprire il monitor e a rifare la richiesta. Quindi in questo momento, siccome non c'è scritto niente, lui dà per scontato che il led sia spento. Se io faccio accendi, qua diventa led uguale 1, e qua mi dice, attenzione, mi dice spengo il led. Ora, perché mi dice spengo il led nonostante qua ci sia scritto led uguale 1? Perché noi nella funzione abbiamo detto di cercare questa scritta però in maiuscolo. Quello che voglio far capire è che questa funzione è case sensitive, quindi la stringa che voi dovete cercare è esattamente quella che c'è qua dentro, quindi led scritto in minuscolo, solo con la L maiuscola. Altrimenti, lui ovviamente non riconoscerà quella stringa e quindi vi darà come risultato che non l'ha trovata. Praticamente vi stamperà un numero negativo, meno 1. Quindi ora provo a ricaricare. Sto caricando. Benissimo. Apro il monitor seriale e qua riavvio la pagina dall'inizio. Quindi come vedete ora non c'è niente, quindi lui non trova niente, dice spengo il led. Se faccio clic su accendi, accendo il led. Vi faccio però notare che la nostra richiesta, o meglio la nostra stringa, è sporca, nel senso che ha mantenuto anche la richiesta precedente, il che può diventare problematico se io adesso vado a fare spegni. Perché lui è vero che mi dice, cioè io ho cliccato spegni, ma siccome lui trova questo led uguale 1, mi continua a dire che accende il led. Quindi quello che dobbiamo fare è, dopo ogni richiesta, cancellare la nostra stringa. Quindi andiamo nel codice, dopo il client.stop mettiamo una richiesta uguale stringa vuota. Carichiamo. Aspettiamo un po', perfetto, ci siamo. Quindi ora continuo a rifare sempre la stessa cosa, prima vuota e seconda invece con il led acceso. Stavolta accende il led, se io dico spegni, spegne il led, perché vedete che ogni volta viene cancellata la nostra richiesta. Benissimo, quindi adesso siamo riusciti a capire se deve accendere o spegnere il led. Quello che ci resta da fare è rendere la cosa pratica, quindi mandare un segnale su quel pin del led in cui appunto diciamo all'Arduino di accendere il led. Quindi facciamo una digital write sul pin del led con un segnale di alto voltaggio. Stessa cosa, al contrario però, la facciamo quando dobbiamo spegnere il led. Quindi qua faremo una digital write però in stato di low. Quindi andiamo a caricare un'altra volta e adesso dovremmo già vedere l'effetto sul nostro LED. Quindi guardate bene l'inquadratura, non c'è neanche più bisogno di aprire il monitor seriale. Andiamo direttamente qua e adesso accendo e il LED si accende. Dico spegni e il LED si spegne.
continua a fare accendi. Se lo faccio anche più volte non cambia niente. Se lo spengo anche più volte non cambia niente. Quindi come vedete anche aprendo il monitor seriale potete vedere la stessa cosa, lo stesso effetto. E va tutto per il meglio. Ok? Perfetto. Ora c'è soltanto una cosa che vi vorrei far notare, è che la nostra finestra non ha un'icona. Ebbene, questa può sembrare una cavolata, ma in realtà è fonte di problemi, soprattutto su alcuni browser come Google Chrome, perché a volte questi browser si ostinano a fare delle richieste proprio per l'icona. E queste richieste vengono, insomma, buttate qua in mezzo, proprio come se fossero delle richieste come quelle che facciamo noi volontariamente, e quindi vanno a farci munire l'Arduino, che non sa cosa deve, cosa fare in quel caso. Per evitare questo, io direi di assegnare automaticamente alla pagina l'icona, un'icona a caso, e quella che andrò a prendere io sarà quella del sito di Arduino. Quindi apriamo il nostro codice e dopo il titolo, però sempre nella testa, mettete questa riga qua. Io ve la inquadro in tutta questa parte qui, copiatela, mettete in pausa il video, copiatevela tutta quanta, ricaricate. E adesso vedrete che apparirà nell'icona della pagina, appena la ricaricate, l'icona di Arduino. Quindi vado qua. Voilà, vedete? È apparsa l'icona di Arduino. Se io accendo, lui accende. Se io spengo, lui spegne. Benissimo, in teoria avremmo già finito, però voglio farvi vedere anche come cambiare, diciamo, come aggiungere una cosina. Ovvero l'immagine di una lampadina che quando clicchiamo accendi si accende e quando clicchiamo spegni si spegne. Questo per dare giusto un pochettino di dinamicità al nostro sito e renderlo anche un pochettino più simpatico dal punto di vista della grafica. Quindi andiamo nel nostro codice e facciamo una bella cosa. Siccome quell'immagine la dovremo andare a disegnare e quindi non possiamo scriverla direttamente qui, crearla direttamente qui, avremo bisogno di usare una variabile in più, anche booleana, che quindi un vero o falso. Acceso, facciamo partire con false. Ok, quindi se accendiamo il LED scriviamo che acceso uguale true, altrimenti acceso uguale false. Dopodiché nel corpo della nostra pagina, prima di questo, andiamo a fare una client.println e qui ci dobbiamo mettere il link della nostra immagine. Ovviamente però dipende, perché se è accesa ne stampiamo una, se è spenta ne stampiamo un'altra. Quindi sto facendo un po' di casino con le parentesi. Ok. Benissimo. Perfetto, quindi se è acceso, qua stamperemo l'immagine con la lampadina accesa, che trovate a questo link che vi copio, mentre quella spenta la troverete a quest'altro link. Quindi copiateli esattamente così come sono, le ho prese semplicemente da internet per evitare di andarle a caricare e tutto il resto. Ovviamente però il body dobbiamo farlo stampare prima, quindi qua facciamo una client.print. Scritto body dentro e poi lo possiamo andare a chiudere qua dopo nella vecchia print come facevamo prima. Questo per racchiudere l'immagine all'interno del corpo. Quindi andiamo a ricaricare ancora, vediamo se funziona effettivamente tutto quanto. Quindi vado qui. Vedete? C'è la lampadina. Se io li faccio accendi, la lampadina si accende e si accende anche il mio LED. Se io li faccio spegni, la lampadina si spegne e si spegne anche il mio LED. Andiamo soltanto ad aggiungere questo tag per mettere un altro a capo dopo la lampadina. Li ho ricaricato, aggiorno la pagina e come vedete stavolta va tutto bene. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Nell'ultimo video, che è il prossimo, vedremo come rendere tutto questo pubblico. Per il momento ci fermiamo qua e ci vediamo nel prossimo video. A dopo!